Thank you.
mistero della morte e risurrezione di Gesù, mistero al quale Egli vuole associarci. Come Pietro, Giacomo e Giovanni, Gesù invita anche noi: restate qui e vegliate con me. In quest'ora di dolore, Egli vuole la nostra amicizia, la nostra collaborazione per salvarci e salvare il mondo. Solo così potremo essere partecipi della sua vittoria, conseguenza della fedeltà al Padre. Come gli Apostoli, rappresentiamo attorno a Gesù tutti gli uomini, i nostri fratelli, anche quelli che non vogliono riconoscere il suo posto nella loro esistenza. Vogliamo accompagnare Gesù anche in nome loro, insieme a Maria nostra madre, camminando sulla strada di Gesù fino al suo ritorno, quando con Lui tutti insieme saremo glorificati. Confesso a Dio di potere e a voi fratelli, che ho onore
Thank you.
Quando finalmente i soldati malvagi furono sazi e lo stracciarono, il nostro malfredissimo re indossa di nuovo le sue vesti, dalle quali sarà ancora spogliato il suo corpo, e portando la sua croce viene condotto al luogo del supplizio. Considera, anima mia, come tu, Signore, colui che Dio benedetto sopra tutte le cose, sia ora che veramente sommerso nell'acqua della passione, e le acque gli siano giunte alla gola, per estrarre il resto da tutte le tue passioni, coronato di spine, e costretto a curvare il dorso sotto il peso della croce, a portare da sé lo strumento della sua ignominia, e viene condotto al luogo del supplizio. Il tuo diletto ti apparirà, squarciato da ferite sopra ferite, unicamente per sanare te. Cacciarono fuori dalla vigna
fuori della città e del consorzio umano. Gli uccisero i sacrileghi mortaliti, ma non con una morte rapida. Li consumarono con il tormento prolungato della croce e li straziarono con le molteplici ferite dei flagelli e anche dei chiodi. Thank you.
Thank you.
guai a coloro che non portano la propria croce come Gesù, ma quella degli altri come Cireneo. Se vogliamo seguire Gesù, dobbiamo prendere ogni giorno la sua croce, perché ogni giorno deve ritrovare in noi l'amore della penitenza. O amatissimo Gesù mio, ti ringrazio delle tante e belle occasioni che mi dai di patire per te e di meditare per me. Fa, o mio Dio, che soffrendo pazientemente ciò che ha apparenza di male in questa vita, io mediti i beni eterni nell'altra e piangendo qua giù con te sia fatto degno di venire a regnare con te nel paradiso. Amen. Miserere nostri Domine,
un'anima cristiana, alza gli occhi ai suoi tormenti, non senza lacrime, e il cuore contrito, non senza pianto, e considera quanta tribolazione abbia incontrato per cercare te, per trovare te. Dilata gli occhi per mirare il volto del tuo Cristo. Ascolta con orecchi tesi, senti tanto dolore, proferisca qualche parola. Quando l'avrai udita, nascondila come il tesoro più prezioso nella cella del tuo cuore. Conserva le ultime raccomandazioni del tuo sposo, se vuoi ottenere l'eredità incontaminata e immarcescibile. Tormentato mio Salvatore, imprimi, ti supplico, nel mio cuore l'effigie del tuo divinissimo e amabilissimo volto, che risvegliando in me un santo amore e timore, altro io non faccio in vita mia che amare te e abborrire me. E con la tua dolorosissima passione sotto gli occhi, pianta sempre i miei gravissimi peccati, proponendo che con questo pane di dolore voglio cibarmi fino alla morte, detestando sempre la mia pessima vita. Amen. Miserere nostri Domine, miserere nostri, Santa Madre di cui fate, Gesù, Gesù mio bene, stazione settima, Gesù cade la seconda volta sotto la croce. Thank you.
Santissimo Redentore mio, benché ti veda caduto, ti riconosco nel tempo stesso onnipotente. Te ne supplico, cancella i miei pensieri di superbia, di ambizione e di eccessiva stima di me stesso, affinché mantenendomi sempre nella santa umiltà e nel basso concetto di me stesso, io abbracci di buon cuore anche l'umiliazione e il disprezzo. E con questa umiltà vera, intima e di cuore, che tanto a te piace, io riesca a non cadere più in peccati e a sollevare te da sì dolorosa caduta. Amen. Miserere nostri Domine, battevano il petto e facevano lamenti su di lui.
terra. Dov'è il colore roseo, il candore delle neve? Dove trovi bellezza in un corpo così martoriato? Ecco, si sono dileguati i giorni del nostro giorno, del benignissimo Gesù, il quale, solo, è il giorno senza tenebra. Sono seccate le sue ossa come vino, o percorso come paglia, inaridì il suo cuore, fu allevato e straziato grandemente. Pietosissimo mio Salvatore, e perché questo mio cuore non si consuma tutto in lacrime di dolore? Lacrime, caro Gesù mio, lacrime di vero pentimento chiedo umilmente, prostrato ai tuoi piedi, affinché e con le lacrime agli occhi e col dolore nel cuore io meriti quella pietà di dimostrarsi alle sconsolate donne di Gerusalemme. Concedimi quest'unica e somma consolazione che, guardato da te in vita, possa io guardare te nel punto della mia morte. Amen. Miserere nostri Domine, Santa Madre de voi fate, Gesù, Gesù mio bene, stazione nona. Gesù cade la terza volta sotto la croce.
un'anima cristiana, come la passione del tuo dilettissimo sposo Gesù Cristo, fu ignominiosa e dolorosa. E tutto questo sopportò per infiammarti del tuo amore, perché tu lo amassi con tutto il cuore, tutta l'anima e tutta la tua mente. Quale benevolenza più grande di quella del Signore, che assume la forma di servo per la salvezza del servo? Che cosa può incitare meglio l'uomo ad amare Dio che tanta grande bontà, per la quale il figlio del Dio Altissimo, senza alcun nostro merito, anzi, con molti nostri demeriti, sacrificò la sua vita per noi? Onnipotente mio Dio, che governi il cielo e la terra, e chi mai ti ha fatto così malamente cadere? Purtroppo lo so, sì, lo so, sono state le mie gravissime colpe, le mie sfrenatezze. Che farò dunque? Continuerò ad accrescere tormenti e tormenti, con accumulare peccati e peccati? No, mio Dio, no. Eccomi pentito ai tuoi piedi. E per consolarti, con lacrime e sospiri, replicherò 100 e 1000 volte: Gesù mio, misericordia, mai più peccare, mio Dio, mai più. Amen. Miserere nostri Domine, thank you.
gloriato il Signore, che regnando prima dei secoli, vestì bellezza e fortezza. Ecco ora, fatto spettacolo e obbrobrio al mondo e agli uomini, Lui nostro capo, nostra gioia, nostro vanto, il buon Gesù. E gli dettero da pellegrino mescolato con mirra e fiera. Quando si avvicinava alla passione estrema, il benignissimo Signore Gesù andò a pregare. Si prostrò con la faccia a terra, supplicando e dicendo: Padre mio, se è possibile, fa passare da me questo calice, intendendo per il calice che doveva bere la passione che stava per sopportare. Ora, dopo averlo bevuto, disse: O sete, che è questo? Egli con ciò vuole esprimere l'immensità del suo amore. Più che della sete corporale, aveva sete ardentissima della nostra salvezza. Benissimo, Gesù mio. Che orribile contrapposto tema in questo. Tu, tutto sangue, tutto piaghe, tutto amarezze, ed io, tutto diletti, tutto vanità, tutto dolcezze. Ah no, che non cammino bene. Fammi cambiare vita e truncare i passi di questa mia sì malvagia condotta. Anzi, amareggiami talmente i gusti della vita presente che di qui innanzi, non gustando altro che le amarezze della tua acerbissima passione, io arrivi un giorno a godere con te le delizie del Santo Paradiso. Amen. Miserere nostri Domine, miserere nostri, Santa Madre di cui fate, Gesù, Gesù mio bene, Santa Madre di cuore nostri. Stazione decima prima, Gesù è inchiodato sulla croce. Là, nel luogo detto Calvario, crocifissero Gesù e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo.
giunto al Calvario. Gesù viene spogliato e gettato crudelmente sul legno della croce. Steso, tirato con una pelle. È trapassato dalle punte dei chiodi, affisso alla croce con le mani sacre e i piedi, venendo atrocemente indagato. Anche le sue vesti diventano un oggetto di preda e sono spartite, mentre la tonica, intessuta tutto il cerchio, è tratta a sorte per assegnarla a uno soltanto. Considera, anima mia, come quelli che il Dio benedetto sia sommerso dalla passione. Thank you.
dell'agnello innocente, che il vero sole di giustizia fu appeso per 3 ore in croce, e nel medesimo tempo il nostro sole visibile nascose i suoi raggi per pietà verso il suo fattore. Alle ore 15, avendo ormai compiuto ogni cosa, la fonte stessa della vita si estingue. Il Dio uomo Gesù spira con forte grido e lacrime per manifestare il suo amore misericordioso e la potenza della sua divinità, e affida nelle mani del Padre il suo spirito. Allora, il più bello dei figli degli uomini, pelati gli occhi e pagli delle guance, apparve le forme in favore dei figli degli uomini, fattosi olocausto di suavissimo odore al cospetto della gloria del Padre, per allontanare da noi la sua ira. Thank you.
terra, regna intorno al sepolcro ove riposa. Nella breve silente della morte, l'autore della vita. Tutto ormai è consumato. Anche i fedeli, dopo aver composto la salma nella tomba, si allontanarono silenziosi. Hanno ancora negli occhi la tragedia del Calvario, ma nel cuore la speranza dell'imminente trionfo. Mi chino sulla tomba di Gesù per scorgere, oltre le tenebre della morte, i primi albori della resurrezione. Egli vince la morte con la morte, perché si schiuda il regno della mia vita. Pietosissimo Gesù mio, che per mio solo amore volesti compiere così doloroso viaggio, ti adoro defunto e rinchiuso nel santo sepolcro. Ma ti vorrei rinchiuso nel povero mio cuore, onde io, morto al mondo, al peccato e da me stesso, risorga unito a te, a nuova vita tutta santa, e perseverando in essa con viva fede, ferma speranza e amore fervente, cammini talmente in vita nella osservanza della tua santa legge, che possa sperare in morte il frutto del tuo preziosissimo sangue. Amen. Misere dei nostri Domine, Santa Madre dei voi fate, Gesù, Gesù mio bene, thank you.
sua madre addolorata fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione del Cristo, partecipi alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Signore, con la vostra